tutti cantano Sanremo. Siamo felicissimi di avere nostra ospite nella postazione Radio Bruno, Area Stile, Arisa, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, quinto festival. Hai vinto nelle nuove proposte Sanremo Giovani, hai vinto il festival, lo hai presentato, l'Ariston non ha più segreti. Ma che sei venuta a fare? No, però l'emozione secondo me c'è sempre, sì, tanta. Ma sempre di più, tra l'altro tu saprai meglio di me che quando insomma allacci una certa confidenza con il pubblico e anche il pubblico ti sostiene in un certo modo, non vuoi deludere, quindi è un po'... È un po' più difficile delle altre volte per me, però va bene, ci sto. Una canzone bellissima. Grazie. Che hai tenuto nel cassetto 3 anni. Sì, sì, l'ho tenuta nel cassetto 3 anni perché non mi sentivo ancora così pronta per cantarla, perché ci vuole una grande maturità per capirne il senso, ma non per capirne il senso perché canto le cose turche, però di base per sentirla davvero dentro. Io quando devo cantare una canzone ho bisogno di viverla, perché altrimenti non ha lo stesso risultato. Quindi nella vita devi provare qualcosa che ti porti a interpretarla nel senso giusto. Sì, Mogol con la voce di Battisti diceva: il mio mestiere è vivere la vita, altrimenti come la racconto? Aggiungo io. Hai visto? Hai visto. Esce l'album omonimo e quindi sì, davvero nuove tracce, tutto un nuovo lavoro che attendavamo. Sì, sì, sì. Esce Guardando il cielo il 12 febbraio e sono veramente molto felice perché questo disco è in lavorazione da un paio d'anni e insomma ci abbiamo veramente dato tutto quello che avevamo. Tu hai dato tanto te stessa in questo album, proprio l'hai visto nascere, crescere ancora di più rispetto agli altri album. Sì, 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 perché ho avuto la possibilità di lavorare con i miei collaboratori abituali e quindi per me è stato facile, considerando che ci conosciamo da tanto tempo, riuscire a far, come dire, considerando che io non ho competenze tecniche, nel senso che io ho una sensibilità musicale, però non è che magari... insomma sono così, e quindi attraverso i miei collaboratori io sono riuscita a farmi capire rispetto a quello che volevo ed è stato interessante, come faccio sempre nel live. Questa volta l'abbiamo fatto anche sul disco. Bene, bello, bello, bello. Fare i dischi penso che sia una delle cose più interessanti per uno che fa il mio lavoro, lo dico alla veneranda età di 33 anni. Forse avrei dovuto saperlo avrei dovuto saperlo prima. Però dai, come si suol dire, meglio tardi che mai. Sì, eh? Sì, va bene. Invece per quel che riguarda la serata delle cover, una canzone bellissima di Rita Pavone, Cuore. Cuore, in realtà è una rivisitazione di una canzone straniera che non mi ricordo mai come si chiama e chi l'ha scritta, però diciamo che Rita Pavone è un valido diciamo così esempio. Lei l'ha saputo? Si è messa in contatto con te? No, non ancora. Forse aspetta di capire come la interpreterai. Ti aspetto, Rita. Bene, ma abbastanza bene. Abbiamo cercato di velocizzarlo un pochino, diciamo mettendo all'interno un synth anni 60 che poi è stato utilizzato anche da Daffy. Ti ricordi Daffy? Sì, straordinario. E niente, speriamo di fare la nostra parca figura. Ok, allora grazie mille di essere stata con noi. Grazie. Se vuoi salutare grazie gli amici Radio di Radio Bruno. Amici di Radio Bruno, vi mando un bacione grande. Ciao ciao. Radio.